Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi di un ingrediente che va benissimo per questo periodo qua, periodo Covid, disinfettare, 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 perché ieri sono andata a fare la spesa e ho trovato in vendita un prodotto, non sono in Italia, io parlo di qua, del Mercadona di qua, un prodotto per pulire frutta e verdura. Non ho capito, ho detto, cioè, scusami, c'è un ingrediente fantastico per pulire frutta e verdura, antibatterico, antisettico, disinfettante per la frutta e verdura, e vado a comprare un prodotto di 750 ml con 2 euro, mi sembra un po' un'esagerazione, e quindi ho deciso di fare con voi questo video del bicarbonato. Col bicarbonato si possono fare un sacco di cose, come voi sapete, le persone che lo usano o lo conoscono, o per le persone che non lo conoscono, che sarà difficile, che non sanno come usare il bicarbonato. Il bicarbonato va benissimo per la nostra salute fisica e mentale, perché pulisce, e per la pelle, per i capelli, per pulire casa, per usi domestici. Io il bicarbonato lo uso per pulire il frigo, per pulire i fuochi, per pulire il forno, per pulire i tappeti, per pulire il materasso, per disinfettare il bagno, per disinfettare il frigo. Cioè, io lo uso quasi per tutto. L'unica differenza è che qua in Spagna il bicarbonato è proprio spesso, come il zucchero, invece in Italia è proprio fine, fine, fine. Io lo compro tutte le volte che vado in Italia e vado con la macchina o non, porto almeno un pacco o due con me del bicarbonato, perché io lo uso tantissimo. Ma soprattutto c'è un uso fantastico del bicarbonato, che, ragazzi, l'ho scoperto quasi all'incirca un paio di mesi, l'ho provato prima di condividerlo con voi, e aiuta la ricrescita dei capelli. Per chi non lo conosce, io per me è stata una scoperta fantastica. Aiuta alla crescita dei capelli. Si fa un shampoo per i capelli che si può usare a unilavaggio, che aiuta la crescita dei capelli. Cioè, è una scoperta meravigliosa. Comunque, vi darò tutte le informazioni alla fine del video, perché il bicarbonato fa crescere i capelli, ma soprattutto adesso vi lascio al video tutorial dove ho fatto vedere come uso io il bicarbonato, sia per i capelli che per la pelle, che per uso domestico. Ci vediamo dopo. Vi lascio al video tutorial. Vi faccio vedere la mia cucina, che fa veramente pena. E quindi l'ho lasciata sinceramente così apposta per fare il video con voi, per farvi vedere come pulisco la mia cucina. Io uso il bicarbonato, ho usato il bicarbonato fine e uso il bicarbonato grosso che c'è qua a Valencia, Spagna, e ci metto un pochino di aceto di mela. Io di solito cosa faccio? Metto così, vado a lavare il bagno, vado a lavare i piatti, vado a fare altre cose, magari vado a mettermi una maschera al viso. In frattempo lo lascio agire un pochino e poi comincio a prendere una spugna e cominciare a grattare. Olio di gomito, ragazze, ragazzi anche, e via. Preparo insieme a voi un scrub fantastico per il viso, per la pelle impura, mista, grassa, ma anche per la pelle secca. Fantastico! Ci metto il fondo di caffè, aggiungo 2 cucchiai di piccolini di bicarbonato, mescolo l'insieme, aggiungo qualche goccia di limone, mescolo bene l'insieme di cosetta che ho preparato, e aggiungo un cucchiaino piccolo, proprio una punta di cucchiaio di miele, super idratante. Il frattempo, scrub idratante fantastico, vi lascia la pelle meravigliosa.
Adesso preparo con voi il mio shampoo per la ricrescita dei capelli. Metto 2-3 cucchiai di bicarbonato, aggiungo qualche goccia di acqua, poco perché veramente serve pochissimo. Potevate usarlo solo così, ma io aggiungo anche qualche goccia di aceto di mela perché pulisce a fondo anche l'aceto e lascia i capelli super lucidi. Mescolo il tutto e il nostro shampoo è pronto. Io lo metto dentro una buccetta che uso per farmi il colore, così è molto più semplice per ciacco, ovviamente, così non lascio niente. Così è più facile da applicarlo direttamente sul cuoio capelluto. I miei capelli effetto paglia, bagniamoli bene 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 bene, e poi dopodiché, quando sono abbastanza bagnati, che è un po' difficile, ci metto il nostro shampoo a base di bicarbonato. Lo applico su tutta la radice, tutta, e comincio a massaggiare. Come vedete, sono super delicata, per niente, così arriva bene per attivare la microcircolazione del cuoio capelluto, ovviamente. Applico la mia piccola quantità di balsamo, svuoto praticamente 1 litro, per aiutarmi a pettinare i capelli, perché io preferisco pettinarli sotto la doccia. Vi lascerò asciugare al naturale e vi faccio vedere il risultato dopo. Bella gente, come vedete, io veramente ho appena lavato i capelli, sono ancora bagnatici, il volume c'è ma non è quello che ho di solito perché sono ancora bagnati, hanno bisogno di tempo. E veramente vi garantisco che vi aiuta alla crescita dei capelli il bicarbonato, è fantastico. E vi lascio i video dove ho fatto delle maschere o dei trattamenti a base di bicarbonato, perché io lo uso tantissimo, soprattutto quando faccio la pulizia del viso, che ho fatto un video per quanto riguarda la crescita dei capelli. Vi spiego perché. Perché il bicarbonato è un sfogliante. Uno sfogliante, in questo caso, aiuta a pulire a fondo il cuoio capelluto e quindi lascia la pelle o il cuoio capelluto super pulito, super liscio, pronto, toglie via tutta la pelle morta e quindi batteri, cose varie, residui, ad esempio per la gente che ha tanta forfora nei capelli, cioè pulisce a fondo. E quindi prepara la pelle, prepara il cuoio capelluto alla crescita di altri capelli. Nel mercato trovate diversi marche che hanno creato questo scrub sfogliante per il cuoio capelluto per aiutare la crescita dei capelli. Io l'avevo comprato tempo fa, questo qua della L'Oreal, è rimasto poco niente. L'ho usato pochissimo perché
Non mi piaceva il fatto che questi grani che c'ha mi rimangono attaccati ai capelli e non mi è piaciuto tantissimo. Lo finisco perché ovviamente io finisco tutti i prodotti che ho, ma la verità è consumato perché ce l'ho da un sacco di tempo là nella doccia. Però quando ho scoperto questa fantastica scoperta del shampoo a base di bicarbonato, mi è piaciuto tantissimo che questo qua proprio l'ho liquidato. Questo prodotto costa all'incirca 5,90 euro. Io sicuramente non l'ho preso a un prezzo pieno. Difficile che lo prendo a prezzo pieno. Comunque, quasi 6 euro. Confronto al bicarbonato, costo quanto? Centesimi. Non mi ricordo quanto costa in Italia, qua pochissimo. Costo, cioè super super economico con tantissimi risultati. Come vi ho detto, il bicarbonato si può utilizzare in un sacco di modi, quindi non è che sono soldi buttati. Come ho detto, io lo uso in tanti modi. E niente, bella gente, spero che vi è piaciuto il mio video, spero che vi iscrivete al mio canale, mettete mi piace, seguitemi sul mio canale, su mio Facebook e su mio Instagram. E voglio fare un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno seguito, a tutte le persone che si sono iscritte al mio canale, a tutte le persone che mi hanno appoggiato con dei commenti meravigliosi. Vi ringrazio tantissimo all'appoggio perché è stato attivato il mio canale YouTube da poco. E vi ringrazio tantissimo per qualsiasi richiesta, informazione, domanda, qualsiasi cosa sono disponibile. Vi ringrazio tantissimo e al prossimo video dove farò un sacco di cose. Sono a casa e quindi farò un sacco di cose. Cali si sta incastrando. Vieni a salutare. Mami, vieni a salutare. Farti vedere io e la briciola di Collie della mia bambina, la più bella del mondo, la mia bambina, la mia adorata, perché io la riempio di rossetto. Vi ringrazio tantissimo e al prossimo video. Ciao bella gente.